on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un prodotto che molto gentilmente i ragazzi di Insta360 mi hanno mandato dalla Cina. Sono molto curioso di vederlo, quindi farò un velocissimo unboxing e poi vi farò vedere questa nuova innovativa videocamera che spero di utilizzare in tantissimi miei vlog, in tantissime mie avventure e sarà un'ottima alternativa alle mie GoPro che uso solitamente. Intanto ringrazio i ragazzi di Insta360 e in secondo luogo unboxiamo velocemente e poi la proviamo fuori. Allora, come sapete, io sono famoso per non riuscire mai ad aprire i pacchetti. E questa è la nuovissima Insta360 Go 2. Spettacolo. Dovrebbe esserci anche degli, appunto, ecco, dei gadget, delle cose da utilizzare. Mamma mia, ragazzi. Poi, gli adattori. E infine, lo stick. Lo stick invisibile. Che dire ragazzi, tantissima roba, tantissimi prodotti. Allora vi faccio vedere velocemente che cosa c'è in tutti quei pacchettini che avete visto prima. Io la Insta l'ho già aperta ieri perché ero troppo curioso, ma comunque l'unboxing ne trovate quanti ne volete su internet. Questo è forse la cosa più figa e più comoda. È un medaglione magnete che va messo in teoria sotto la maglia. E questa è la famosissima Insta360 Go 2, appunto, che mi hanno mandato. Eccola, si presenta così, quindi ha due pulsantini. Si toglie dal case e la figata pazzesca è che pesa solamente 27 grammi ed è piccolissima. Cioè, guardate, la faccio sparire in una mano, quindi è veramente una innovazione, direi. La definirei una cosa nuova nel mondo delle action cam per quelli come me che vanno in bici, che fanno video in bici. Questa è la svolta e guardate che roba. Cioè, per farvi capire, la prima cosa figa è questa. Io non devo mettermi una pettorina, non devo fare niente, vado in giro, voglio fare una ripresa per voi, per farvi vedere, che ne so, che vado a prendere il pacco gara alla Hero, piuttosto che voglio farvi vedere una scena del ritiro con i miei compagni di squadra. Metto questa qua e siamo operativi. Dopodiché, insieme alla Insta360, che cosa c'è? Ci sono altri due supporti. Questo qui è un supporto a clip, quindi la si può appendere sul casco o sul cappello. Questa si può inclinare, quindi molto comoda. Questo invece è un supporto case, anche qui magnetico. Quindi voi una volta che la togliete, come sempre, anche qua magnete. E questa qui la si può usare così. Quindi appoggi e lei ti fa le tue riprese. Questa la puoi inclinare. E la cosa figa è che in macchina puoi attaccarla con questo qui e non solo in macchina. Qui c'è una pellicola, si toglie e semplicemente si attacca. Direi che hanno trovato una soluzione veramente comodissima a quello che è un problema grossissimo ultimamente anche per me, cioè quello di trovare comunque il modo di portarsi dietro mille accessori e mille cose. Allora abbiamo delle lenti, invisible selfie stick da qua sotto e questo si allunga tantissimo e questo praticamente ti permette di fare selfie, video correndo, è stabilissimo tra l'altro. Andiamo invece alla parte forte che dovrebbe essere quella dedicata alla bici. Ovviamente i ragazzi di Insta sanno che io vado in bici ogni tanto. Contiene questo pacchetto, io come al solito distruggo sempre tutto. Ok, ci sono le istruzioni. Penso che sia quindi una semplicissima pettorina, classico aggancino da manubrio, però gommato. Si può mettere anche sul mio manubrio Syncros che costa l'ira di Dio senza rovinarlo. Come i soliti aggancini, vari stick, più questa qui, che è una prolunga. Ti permette di mettere la action cam, come vedete qua, sul casco, riprendendo diciamo più da lontano. Sono molto curioso di provare tutte queste cose. Tra l'altro è impermeabile e hanno riprese che ha un'ampiezza di 120 gradi. E vediamo com'è la qualità. Sono curioso di vedere se nonostante le dimensioni questa piccolina riesce a mantenere una qualità super. Penso di sì perché si presenta bene e penso che abbiano fatto un buon lavoro da quel che vedo. Inoltre, guardate che figata, oltre ad aprirsi così, ha le due alette dietro e tu la puoi mettere così e farti il tuo vlog, la tua ripresa mentre parli. Vi ricordo, se non vi siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi e seguitemi anche su Instagram se ancora non mi seguite perché lì pubblico un po' di contenuti speciali. Ok ragazzi, prova della InstaGo. Abbiamo la telecamera qua, siamo in Valtellina per la Alta Valtellina Bike Marathon. Mettiamo con il medaglione, quindi voilà. Siamo pronti a riprendere tutto quello che succederà da adesso in poi nella prova percorso. È una bellissima giornata e vi faccio vedere un pochino come funziona e che qualità di ripresa ha. Voilà. Direi che ci sono i colori giusti per provare questa InstaGo.
Guardate che spettacolo, la comodità di poterla prendere in mano quando si vuole. Fate cheese. In the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Ok raga, quindi quello che avete appena visto è un time shift, che è un'opzione della Insta, molto molto carina, fa una specie di mini time lapse. Sarete proprio voi a farmi sapere la qualità del video, come vi sembra, e anche dell'audio, perché quello che state sentendo è il microfono della Insta. Sono varie opzioni che vi farò vedere anche nei prossimi video, e oggi è un mini test, diciamo, sulla stabilizzazione, sui colori. Niente, non sto usando la pettorina, ma appunto il medaglione che avete visto. Probabilmente l'inclinazione quindi della videocamera sarà leggermente in basso, ma prossimamente utilizzerò anche la pettorina per farvi vedere un'esperienza migliore. Questa è la modalità, diciamo, tu puoi ruotare la videocamera con la stessa inclinazione e lei riprende sempre in modo orizzontale, quindi molto bello. Dai, sono veramente gasato, e soprattutto la cosa migliore di questa action cam sicuramente il fatto che te la puoi mettere in tasca, occupa pochissimo spazio. Dopo utilizzerò anche questo supporto per il manubrio per fare qualche ripresa in discesa, e ora mi provo il finale di questa bellissima gara. Test del manubrio. Girare la fotocamera, tra l'altro l'aggancio qua è comodissimo perché basta fare così. Tac. Ok, vediamo che cosa viene così. Comunque un percorso divertente, tra l'altro temperatura fresca oggi, siamo a 1500 metri circa. Ok ragazzi, voglio provare a fare una ripresa con col medaglione, con la pettorina mini, diciamo, anche se non sono sicuro che la ripresa sia perfetta, perché come inclinazione forse non ci siamo, però se venisse una ripresa buona significherebbe che io potrei fare veramente delle distanze intere con questa action cam dietro, senza impegno, accenderla quando mi va e farvi vedere tutto quello che faccio in bici. È pur sempre un action cam che pesa 27 grammi raga, e soprattutto di quelle dimensioni, quindi non è facile far gestire tutte queste impostazioni da una cosa così piccola. Qui devo dire che anche la gestione dall'app è molto immediata, facile da gestire. Ok raga, ormai discesa finale. Proprio merda qua, mamma mia, questa è proprio domani Tony qua, domani qua non si può evitare, ci prendiamo tutto il ben di Dio delle mucche, chiudiamo la bocca quando passiamo e non stiamo a ruota di nessuno, perché quindi raga, questo è il primo video sulla Insta, ne arriveranno altri come vi ho detto, e spero di farvi vedere i dettagli di questa action cam. Una volta scaricati i file mi sono accorto che comunque ci vuole la pettorina, purtroppo il medaglione va bene per le riprese vlog e di scene quotidiane, ma in bici è meglio usare la pettorina, quindi utilizzerò quella. La stabilizzazione sarà anche migliore, la utilizzerò, perché no, per girare i miei video magari quando farò giornate più impegnative di allenamento, in modo da riuscire a portarmela dietro tranquillamente. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, state connessi perché domani o stasera, non lo so ancora, uscirà un video molto molto particolare. Qualcuno di voi forse resterà deluso, qualcuno invece capirà la situazione, e non vi spoilerò nulla, ci vediamo quindi tra pochissimo, pochissime ore, nel prossimo video. Se avete qualche commento, qualche critica o qualche costruttiva magari, qualche consiglio da darmi, commentate come sempre, noi ci vediamo tra pochissimo in un nuovo video. Ciao!